se non è il più bello della provincia, sicuramente il presepe meccanizzato di Campo Ligure è fra i più magici e affascinanti che si possano ammirare nel periodo natalizio a Genova e dintorni, come dimostra il suo successo. Sono state migliaia le persone che sono venute a visitarlo nel weekend natalizio, facendo lunghe code all'aperto. La sua storia nasce nel 1977, quando Campo Ligure venne travolta da una terribile alluvione del torrente Stura. Il seicentesco oratorio della Morte e Orazione, nel cuore del paese, fu inondato da 4 metri d'acqua e i confratelli, nel fare le pulizie, scoprirono in un magazzino alcune antiche figurine di presepe risalenti ai primi del Novecento. Si trattava del presepe meccanico che era stato creato dal cappellano della confraternita di quel tempo, un sacerdote appassionato di meccanica. Ad aiutarlo nella costruzione delle figure e dei movimenti erano stati alcuni confratelli che, come era abituale all'epoca, avevano una grande abilità manuale. Quel primo nucleo di inizio Novecento, fortuitamente ritrovato, venne riallestito nell'oratorio Morte e Orazione nel Natale del 77 e da allora i confratelli, in particolare una decina di volontari, hanno iniziato anno dopo anno a ingrandire il presepe, fino ad arrivare dopo quasi 40 anni a un'estensione di ben 90 metri quadrati, con centinaia di figure e decine di movimenti meccanizzati, ed effetti di luci e di suoni. Per agevolare le visite dei bambini è stata creata una pedana a loro misura. Ma che cosa è rappresentato nel presepe di Campo Ligure? La vita che c'era in questa valle all'inizio del Novecento, quindi la lavorazione del ferro, la lavorazione del legno, carbone di legna, chiodi per le scarpe, roba per l'edilizia e carasse da mettere nell'orto. Insomma, il presepe di Campo Ligure è uno spaccato della vita della Valle Stura all'inizio del Novecento, che mette in scena i mestieri e le attività economiche della valle a quell'epoca. L'economia era agricoltura proprio di sopravvivenza. Sostanzialmente qui c'erano le castagne, allora c'erano ancora i boschi di castano domestico e poi quasi tutta la gente lavorava nei maglietti o dunque lavorava in montagna a produrre il carbone di legna e a tagliare alberi. Ecco, questi maglietti che cos'erano? Quanti erano? Come funzionavano? Ce n'erano una ventina, anche una trentina allora. E funzionavano utilizzando come forza motrice l'acqua dei torrenti e utilizzando il carbone di legna che veniva creato dal castano, che aveva una quantità piuttosto elevata di tanino, nei forni alla catalana. Cioè loro non fondevano ad un grado di fonditura particolarmente alto, ma quello che era sufficiente per fare questi prodotti per l'edilizia. I maglietti erano piccole fucine collocate per lo più lungo lo Stura, in modo da utilizzare la forza motrice dell'acqua per alimentare i magli. Per secoli hanno costituito un'attività economica molto diffusa e i prodotti di questa attività metallurgica, prevalentemente chiodi, come qualsiasi altra merce venivano portati a Genova a dorso di mulo, scavalcando l'Appennino lungo mulattiere. Si contavano carovane di muli anche di 150 animali. E infatti non esisteva casa senza mulo. Il presepe illustra quel piccolo mondo antico con dovizia di particolari anche curiosi, spesso meccanizzati. Ci sono dei topi inseguiti da un gatto dentro un mulino. C'è un signore che dà la frustata all'asino e l'asino gli ritorna al calcio. E poi abbiamo la figurina più antica del presepe, che è quella che è proprio vicino alla campana di Gesù Bambino, che è un aurottino che noi abbiamo come documentazione proprio che è stata fatta da un confratello nel 1900. I minuziosi e deliziosi movimenti, alcuni da scovare con un'attenta ricerca, sono il frutto, così come gli effetti di luci e di suoni e le suggestive scenografie e ambientazioni, del lavoro di una decina di volontari, tutti confratelli in pensione, che nel corso del tempo si sono specializzati ciascuno in una particolare attività. Chi si interessa della parte meccanica, chi si interessa della parte elettrica, chi fa la coreografia. Io sono partito come persona che si interessava della parte elettrica, adesso sono lo scenografo ufficiale del presepe. Ho
quello che racconta le storie ai ragazzi quando vengono qui, ai ragazzi delle scuole. Cioè, ognuno cerca di sfruttare quello che ha imparato nel corso della sua vita lavorativa e quindi cerchiamo di sfruttare al meglio tutte le competenze. Ma quanto tempo impiegano ogni anno i volontari a costruire questo vasto presepe? Incominciamo a montarlo partendo dall'alto, venendo giù verso il piano, sostanzialmente facendo una specie di gradinata, e abbiamo trovato la collaborazione di una segheria di Campo Ligure che ci ha fornito tutte le legne gratuitamente. Utilizziamo adesso delle viti per tenere in piedi il tutto, mentre invece una volta utilizzavamo i chiodi. Questo ci ha facilitato di molto il lavoro, e comunque siamo una decina di persone che incominciano a lavorare alla metà di ottobre e finiscono la costruzione del presepe intorno ai primi di dicembre. L'allestimento ha quindi un retroscena tecnico e impiantistico che si può scoprire varcando una porticina nascosta. Un mondo segreto affascinante quasi quanto il presepe stesso. La gente vede l'esterno, vede l'effimero, vede delle cose, poi però dietro questo movimento, dietro questa cosa c'è tutta una lavorazione, c'è tutto un prodotto, ci sono dei lavori di meccanica particolarmente importanti, bravi, ma anche dei lavori di impianto elettrico, dei lavori di elettronica, perché abbiamo rappresentato i suoni, le musiche, i belati, i mugiti delle mucche, insomma, e quindi tutta questa parte anche allora una sua importanza. Quando c'è anche poca gente, a qualcheduno facciamo vedere anche il retroscena, il di dietro, le quinte. L'oratorio di Morte e Orazione ospita anche le opere di un confratello che ha messo a disposizione la sua abilità di muratore per riprodurre in miniatura, con pietra, mattoni e calcestruzzo, il castello di Campo Ligure, le chiese del paese, il ponte sullo Stura e quello sul rio Gargassa a Rossiglione. Troppo pesanti per essere inserite nel presepe, queste opere sono esposte separatamente.